drum set man, 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 drum set man. Ciao a tutti gli amici di Drumset Magazine, io sono Alessandro Bissa e oggi parleremo di heavy metal. La cosa fondamentale quando si inizia ad utilizzare il doppio pedale è la postura. Scegliete uno sgabello comodo, l'altezza comoda, cercate di non sentirvi mai in tensione, di non sentirvi mai ingobbiti piuttosto che sbilanciati verso la parte posteriore. E cercate, come avete fatto probabilmente con cassa e hi-hat, di fare questo movimento a due piedi, quindi muovendo i due piedi contemporaneamente di punta, cercando di non muovervi assolutamente sul set, quindi in questo. L'avrete fatto sicuramente con il Charleston, cercate di farlo anche con la cassa. Non preoccupatevi in questa fase del suono, non preoccupatevi assolutamente di niente, cercate solo di capire come reagisce il vostro corpo nello staccare contemporaneamente i piedi utilizzando i due pedali sulla cassa. Prendiamo quindi l'immagine A e l'immagine B e cominciamo con un metronomo il più possibile comodo a eseguire questi colpi sulla cassa, quindi quartine e terzine. Banalmente vi potrei dire allenatevi sia col tacco giù sia col tacco su. Fatevi consigliare dal vostro insegnante per evitare ovviamente sovraccarichi muscolari, per evitare delle posture scorrette, e vedrete che avrete risultato in pochissimo tempo. Prendete quindi queste tabelle di allenamento in cui vedete viene suggerito di partire da un determinato BPM, salendo di 10 punti dopo 5 minuti, altri 10 dopo ancora 5, altri 5 e 5 ancora. In totale è un allenamento che dura una mezz'oretta. In questa mezz'ora voi, come vedete, avrete un range di esecuzione di 35 punti a salire. Questo vuol dire che partendo da un 100 voi arriverete a fine allenamento a 135. Tabella di allenamento, figura A, partenza 100 bpm. Tabella di allenamento su figura B, partenza 120 bpm.
Pattern basic su figura A a 120 bpm. L'importante qui è scegliere una velocità comoda per permettervi di eseguire tutti gli ostinati con la mano destra, chiaramente in modo comodo. Attenzione alle dinamiche. Ostinati su figura B, velocità 130 bpm.
Bene, questo primo incontro è terminato, spero che vi sia servito, vi invito a eseguire gli esercizi che trovate sulle pagine di Drumset Magazine, che ringrazio per questa opportunità e ci vediamo alla prossima puntata.